Eccoci nuovamente qui, passiamo alle prime pagine dei quotidiani romani. Cominciamo con la pagina Repubblica Roma. Ecco tutti i mali del Colosseo, il degrado dei monumenti, l'accusa dei turisti, cattiva gestione, polemica sulle condizioni dell'anfiteatro Flavio, poco personale, visite ridotte. Altro allarme per la caduta di un tufo. UNESCO è preoccupato. E poi centinaia di reclami, tempi di intervento lunghissimi, vigili, troppa burocrazia. 6.000 carcasse abbandonate a Roma, il cimitero delle auto. E poi il crollo di Natale verso i saldi. Shopping flop, Capodanno diventa l'ultima speranza. Passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, Roma. E anche qui apre con i saldi. I saldi della crisi al via il 5 gennaio. Roscioli, ricordiamoci di Troni. Ci si salva solo con super sconti. Previsioni pessime dalle associazioni di consumatori, come a Natale anche per le svendite un calo del 30%. Sicurezza e sul bus le cabine blindate. Installate in 200 vetture sulle linee più a rischio per gli autisti. Alemanno avranno un forte effetto deterrente. E poi, come abbiamo visto sul quotidiano La Voce, la montagna della dolce vita sulla neve, Terminillo 20 milioni per risorgere. Andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero Cronaca di Roma. Emergenza ATAC, SOS al governo. Vertice Polverini Alemanno, slitta l'aumento del biglietto dei trasporti. Appello congiunto a Monti, il sindaco in sospensione. Sostenibile tagli al personale, il presidente prima capire quanto vale il rincaro dei ticket. Ed ecco qui che arrivano le cabine blindate pronti per 200 nuovi mezzi. E qui una notizia di cronaca tragica. Partorisce e uccide la bimba, arrestata per omicidio confessa, mio marito non voleva altri figli, tragedia la notte prima della vigilia, commerciante filippina. Getta la neonata nel cesto dei panni sporchi. Passiamo al Tempo Roma. Viaggio tra i rifiuti nella metro A. Termini sembra Malagrotta. Poi inchiesta 6, vigili e mazzette all'ex casa del tramezzino, il pagamento in Viale Trastevere, quei 12.000 euro consegnati al funzionario della municipale. La tendenza, regali di Natale sbagliati, tutti in fila per cambiarli. Lotte politiche e psicosi sul restauro e dirigenza. Bene, ma andiamo a vedere insieme le prime pagine dei quotidiani nazionali, andiamo a vedere qual è l'attuale situazione per quanto riguarda l'Italia e cosa avviene, quali sono le notizie provenienti dal governo Monti. Qui c'è la notizia di apertura che riguarda le partite vendute, c'è anche la Serie A, un'intercettazione telefonica, si parla di tre calciatori della nazionale malati di scommesse. Le partite vendute, c'è anche appunto la Serie A. E poi ecco qui che con Monti si parla della manovra bis, ovvero la manovra 2. Così saranno valutate le case. Addio alla regola dei vani, conteranno i metri quadri. L'esecutivo prepara il nuovo catasto, i valori adeguati al mercato, ma con ipotesi di aliquote ridotte. Qui la vignetta, come vedete, che fa vedere le iniziative per la crescita, ovvero le lacrime. E poi una priorità come la lotta all'evasione fiscale, sui troppi sprechi nella sanità, ora indaga la Guardia di Finanza. E poi, penso l'avrete sentita anche ai telegiornali, 6 marinai italiani in mano ai pirati, l'assalto al largo dell'Oman, i familiari degli ostaggi. Degli ostaggi lo Stato non ci dimentichi. E
Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, qual è la notizia di apertura. Innanzitutto comincia con: i privilegi e gli sprechi delle caste creano sempre più insofferenza fra i cittadini onesti. Ne parlerà Monti nella conferenza di domani. Vedremo cosa avverrà. Regalano 1 miliardo ai RAS delle slot machine. Dopo le frequenze TV, anche le licenze dei giochi d'azzardo vengono cedute gratis dallo Stato alle grandi concessionarie. Il governo può ancora indire un'asta e ricavare soldi? Lo farà? Crisi, mercato fuori controllo, il Premier prepara le riforme, lo spread non si ferma, altre entrate dal catasto. Andiamo a vedere la vignetta. Sulla fase 2 la ministra si inceppò, non riuscendo a trattenere le risate. La fase ride tanto. Difesa, perfino il Pentagono ha dubbi sull'aereo prodotto da Lockheed Martin che stiamo comprando, e 15 miliardi per 131 caccia inaffidabili. Modello nato male, secondo il Dipartimento della Difesa USA, ha problemi ad atterrare e vibra troppo. All'Italia è già costato 2,5 miliardi e ne costerà altri 12 entro il 2026. Vediamo la prima pagina del giornale. Non se ne può più, altra tassa sulla casa. La riforma del catasto alzerà le rendite, salasso per i proprietari. Sull'aumento delle autostrade, prime tensioni nel governo. 80 economisti contro Monti, la sua manovra è recessiva. Andiamo a vedere la prima pagina del Tempo. Fase 2, cambiano le stime sulle case, oggi Consiglio dei Ministri, nelle prossime 48 ore due aste di titoli pubblici per 20 miliardi. Ecco il nuovo catasto, qui c'è l'approfondimento, via Vani, ecco i metri quadri, il catasto, l'archivio statale delle particelle di ogni immobile del territorio italiano con relativo valore secondo il fisco cambia, riforma che dice il governo non servirà a fare cassa, tra oggi e domani asta di titoli quindi per circa 20 miliardi. La paura di Monti, i partiti all'attacco. Andiamo a vedere la prima pagina di Libero. Monti prepara il bis. Altra botta sulla casa. Il governo riforma il catasto. Gli immobili non saranno più misurati in vani ma in metri quadri. Primo passo per inasprire le tasse sulla proprietà e sugli affitti. Lo spread vola, i tecnici congelano i BTP e oggi aumentano i pedaggi autostradali. Barbara Berlusconi incinta, Pato dà un nipote a Silvio e spacca il Milan. Andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero. Catasto, ecco la riforma. Via la fase 2 del governo, PDL contro i ministri tecnici, il valore di mercato in base ai metri quadri, autostrade aumentano i pedaggi. Beh, diciamo che in effetti tutti i quotidiani aprono con queste notizie perché poi comunque, ora come ora, quelle che sono le manovre Monti sono importanti e soprattutto di interesse per tutti. In retroscena risale lo spread e Monti chiama la Merkel. Per quanto riguarda invece calcio scommesse, citati Buffon, Cannavaro e Gattuso, IPM nessun riscontro. Gare sospette, spunta la Lazio, tre azzurri nelle intercettazioni. E qui c'è l'articolo, saldi, anticipi e polemiche. Proseguiamo e andiamo alla Repubblica, prima pagina della Repubblica. Evasione, 11 miliardi in fuga, caccia al tesoro illegale all'estero, Monti accelera, via la fase 2.
Oggi Consiglio dei Ministri, tra le ipotesi spuntano i rincari delle autostrade e il prestito forzoso. Malumori nel PDL, sale lo spread, borse deboli. E qui truccate altre 10 partite per quanto riguarda lo scandalo scommesse. E qui una notizia che riguarda le pensioni, difficile l'apertura del conto corrente. L'INPS studia una proroga a febbraio sulle pensioni, è già caos per i pagamenti in contanti. Andiamo a vedere il nostro quotidiano economico, ovvero il Sole 24 Ore. Spread e tassi al test dell'asta bot. Il differenziale sui bond vola a quota 520, poi si ferma a 506. Piazza Affari cade. Mercati nervosi in vista della maxi vendita di debito italiano, oggi 11,5 miliardi tra BOT e CTZ, domani l'offerta chiave di BTP e CCT. E poi all'estero patrimoni per 32,9 miliardi, oggi in consiglio all'agenda Monti, pronto l'aumento delle tariffe autostradali, oltre 13 miliardi di attività finanziarie. In testa Lussemburgo e Svizzera, gli immobili valgono 19,4 miliardi. Andiamo a vedere la prima pagina della Stampa. Ed ecco qui anche l'apertura con calcio scommesse nel mirino Palermo Bali, Lazio Genoa e Lecce Lazio. Scommesse, tre gare spaventano la Serie A. Un arresto accusa altri 15 calciatori. Quindi vediamo che la Lazio è protagonista in ben due partite. Casa, arriva la riforma. Immobili rivalutati, al catasto conteranno i metri quadri e non i vani. Tensioni sui titoli di Stato, spread in rialzo, incontro passera Napolitano. Oggi il Consiglio dei Ministri sulla fase 2. Bene, andiamo a leggere, ad approfondire giusto qualche articolo, questo che riguarda il Terminillo che abbiamo visto, turismo, firmato il protocollo, i fondi spalmati fino al 2014, svolta al Terminillo, 20 milioni per le piste, polverini, montagna da tutelare e soprattutto turismo da incrementare. La carica dei 62.000 dipendenti comunali. La carica dei dipendenti di Roma sono 62.000 e crescono ancora. Tra comune e municipalizzate la capitale supera Enel o Finmeccanica. Trasporti. Dal bilancio consolidato 2010 di ATAC emergono 701 milioni di perdite portate a nuovo e 319 milioni di perdite d'esercizio. All'estero Acea controlla l'Agua Azul Bogotà e Acea Dominicana, mentre AMA ha tentato di raccogliere i rifiuti di Dakar. Buco milionario. E poi, dal Fatto Quotidiano, medici specializzati e precari, così la regione ci sfrutta. In scadenza 250 contratti in un grande ospedale romano. Abbiamo tutti i doveri, ma nessun diritto ai reparti d'emergenza di secondo livello. È il problema, come sappiamo, anche riguardante l'ospedale di Civitavecchia. Andiamo a dare un rapido sguardo al Messaggero, area metropolitana nord-est, Anguillara, Cappadella, bus, linea in salvo, Cotral, l'ok alle tariffe agevolate, Guidonia, contravvenzioni non pagate, tremano 1600 automobilisti. Scaduto l'ultimo appello, il comune punta a recuperare 220.000 euro. E qui sempre la polemica per quanto riguarda il Pantheon e Campo dei Fiori, tavolino selvaggio, nuovi briz, corsetti avanti con le rimozioni e così. Sicuramente una polemica che porteremo avanti per molto tempo. ATAC, la mobilità, vertice comune, regione, slitta all'aumento del biglietto, SOS al governo e documento congiunto da presentare a Monti. Polverini, prima di rivedere il prezzo del ticket, valutiamo gli introiti del rincaro.
Quindi per le feste di Capodanno i trasporti a orari ridotti. Mi raccomando, per tutte le persone che intendono passare il Capodanno a Roma. L'inaugurazione dallo Stiense alla Garbatella. Ecco il ponte sopra i binari. Costato 15 milioni, alleggerirà il quadrante sud-ovest. Catarci, opere importanti. Ghera, ritardi? No, tempi tecnici. Il caso. Viaggio nell'anfiteatro Flavio dopo i misteriosi crolli e gli atti vandalici. L'allarme al Colosseo non spaventa i turisti, i visitatori. Proteggerlo è il simbolo di Roma. Andrew da Boston, staremo attenti. Giorgio da Mantova, paura? Proprio no. Proseguiamo, andiamo a vedere rapidamente. Zingaretti, Müller, nemico di Roma, il Festival del Cinema è a rischio. Zingaretti, rassegna a rischio. Müller, nemico del Festival. Designarlo all'insaputa di Rondi è una grave scorrettezza. Per salvare la rassegna noromana, disposti ad aumentare il contributo. Ai Castelli, gli agricoltori scendono in piazza contro l'IMU. L'imposta colpirà anche i fabbricati rurali, prima esenti dall'ICI. L'associazione ASPAL ha chiesto al ministro Catania un incontro urgente. Ed ecco qui la notizia che abbiamo visto dalla prima, che comunque la stazione Termini è molto sporca. Passiamo a Repubblica. Le reazioni, l'allarme del presidente della Commissione Sicurezza Santori, serve un'accelerazione nelle procedure. Municipi 1 e 19, le zone della vergogna, veicoli senza targa e numero di telaio. Cresce il business dell'illegalità. Bene, per oggi abbiamo terminato, abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. Quindi do appuntamento a domani alle 10.30 con Dentro la Notizia, l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa. E quindi ricordo che il prossimo aggiornamento con l'informazione alle 13.45 con il telegiornale di Provincia TV. E non mi rimane altro che augurarvi una piacevole giornata e a darvi nuovamente appuntamento a domani. Arrivederci.